in questo nuovo video. Oggi seminiamo la valeriana. Però prima vi ricordo di iscrivervi e mettere like. Ci hanno consigliato, puoi vedere, di metterla nella sabbia, con un po' di sabbia e un po' di semi. Vedete che hanno già questi qua sono i semi. Semi con la sabbia. Così riusciamo a distribuirle meglio. Allora, noi abbiamo già fatto questa colla, ma dato che era una procedura un po' noiosa, abbiamo lasciato solo questa parte e vi facciamo come vedere. Vedete, abbiamo fatto un solco, tre solchi. Con la zappa. Volevamo farne solo uno qui e poi man mano, se crescevano troppo vicine, le togliavamo e le mettevamo di qui. Però abbiamo fatto così. Perché abbiamo ancora quella colla là. Sì, abbiamo ancora tanto spazio. E anche tanta semente. Esatto. Adesso allora, qua ricopriamo. Piano, sennò... Dalla terra che abbiamo tirato dal solco. Ovviamente noi l'abbiamo fatto con la zappa. Esatto, che è stato molto più veloce. Però a mano dovevamo farlo un po' più stretto, però non fa niente. Allora, noi adesso... Oggi seminiamo la valeriana e lo spinacio. Sì, abbiamo detto. L'abbiamo seminata anche di qui la valeriana. Qua in mezzo. Allora, come vedete... In mezzo ai finocchi, che tanto i finocchi ci mettono tanto tempo a diventare grandi, quindi ci sta la valeriana. Anche perché la valeriana non si sviluppa velocemente, o sbaglio? Vabbè, la valeriana a dicembre, no, anche un po' più tardi, è già pronta. Invece i finocchi ci vuole ancora un po' più di tempo. Noi intanto piano piano ricopriamo tutto. Vi ricordo sempre che nei commenti potete scrivere tutte le vostre curiosità, se volete dei video particolari su qualcosa, noi ve li facciamo volentieri. Però si sono sviluppati tanto. Vabbè, i più veloci sono stati i cavolfiori precoci, perché sì, sono precoci. Vedete, sono giganteschi. Ma come vedete... Le piantine che vi abbiamo fatto vedere nello scorso video, queste, quelle là e quelle che abbiamo sempre trapiantato di là, si stanno riprendendo. Poi le abbiamo prese precoci perché tardive sarebbero nate troppo in ritardo. Sarebbero nate in ritardo e non sarebbero nate. Allora, adesso seminiamo lo spinacio. Prima facciamo il solco come abbiamo fatto con la valeriana. Qui faremo tutto perché comunque ne abbiamo messo meno semi. Cioè, poi vedremo perché di semente non ne abbiamo così poca. Come vedete i semi sono nella sabbia. Che se ne riesco a prendere. E sono belli grandi, cioè, rispetto all'insalata che abbiamo seminato quest'estate, sono molto molto grandi. Vedi, la valeriana di più, però. Sì, è vero. Intanto Lorenzo ha quasi finito. Poi vi consigliamo sempre di metterlo in uno secchio, non utilizzare mai, perché comunque ci vuole la sabbia, non utilizzare mai già la bustina e metterci dentro la sabbia, perché lì non si riesce bene a miscolare. Usate un secchio, un qualcosa, quello che volete, una bottiglia, tagliatela a metà. Spero che il video vi sia piaciuto. Abbiamo seminato la valeriana qua e lì e spinacio. Noi ci vediamo in un prossimo video. Vi ricordo l'iscrizione e il like, che supportate al massimo, e scrivete nei commenti cosa vi piace, e se questi video vi piacciono, perché se non vi piacciono e noi continuiamo a postarli è inutile. Quindi voi dovete scriverci, in pratica fateci sapere la vostra idea e cosa volete che video facciamo, cosa postiamo, eccetera eccetera. E noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao, alla prossima. Ciao.